Parliamo di un'altra fogna, amico di Giovanni Darca. Lui si chiama X-Fogna e ha commentato di nuovo X-Fogna. Andremo a conoscere questa nuova fogna, questo nuovo topo di fogne. Puntata divertente, dice, dove c'era l'amico suo Giovanni Darca. Grazie a te e a Giovanni. Ok, andiamo a ringraziarlo anche noi per il commento e vediamo un po' di conoscere meglio il nostro nuovo amico topo di fogne, che ovviamente è nascosto, si chiama X0F8. Però dal profilo possiamo farci due risate con questi mentecatti poverini. Andiamo a vedere le sue iscrizioni. Abbiamo Angry Foreigner con 200.000 subscribers. Vediamo di fare il nerd fino in fondo anche noi ragazzi. E di aumentare la dimensione della freccia. Poi abbiamo Nerd Rage, 800.000 subscribers. Poi abbiamo un milione di subscribers. Poi abbiamo 12 milioni di subscribers. Qui abbiamo un trans, che adesso vedremo, letteralmente trans ragazzi. Adesso vedremo. E qui ci sono altri canali, da 500 da 600.000. Andiamo a vedere questi canali, ragazzi, così conosciamo meglio il nostro amico Fognarella. Allora, Fognarella è iscritto a questo primo canale, vediamo un po' di cosa tratta. Tratta di politica, ragazzi, come vedete. E video interessantissimi, dove questo clown ci parla un po' di politica in modo divertente. Sta Trump mentendo sulla Svezia. Why would Putin want Sweden? Perché Putin vuole la Svezia? Siamo a livelli proprio demenziali. Ok, andiamo avanti a vedere meglio questo canale. Questo canale ovviamente ha un GoFundMe e probabilmente X-Fogna gli dà soldi a questo, avendo un cervello metteteci voi l'aggettivo. Ecco, vediamo un po' la politica. Tutti noi ci stiamo chiedendo, ma quel clown lì, di che tipo di politica, come si pone, diciamo, politicamente parlando? Ecco, lui è Angry Foreigner's political ideology can be described as some form of centrism, centrismo, lui è di centro, però, which rejects identity politics on both the left and right. A political compass results showed him to be left of center in economical terms, but his social views typically align with those of conservative. Okay. So, pensavo che vi interessava molto, infatti molto. E vediamo così, passiamo al prossimo, poi dopo vedremo ovviamente il trans. Allora, questo canale X-Fogna ha solamente 800.000 subscribers. X-Fogna è uno appassionato di scienza, perché questo è un canale che parla di scienza, ragazzi, dal Canada. E possiamo trovare vicissimi video come How to make potassium nitrate oppure Come fare l'oro, ragazzi. Il nostro Fognarella, siccome fa un lavoro di merda, vorrebbe, come un alchimista, trovare finalmente la ricetta giusta per fare oro e insomma vedersi e iscriversi al suo canale preferito, in questo trans che vedremo adesso. Però prima di arrivare al trans, ragazzi, andiamo. Lui è un appassionato di cibo, mangia, è l'unico piacere della sua vita, poverino. X-Fogna è iscritto anche in questo canale, dove ci sono corsi di cucina, di food photography, di team building, eventi privati in cucina, sfide in cucina, catering, accostamento cibo, vino, design, coltelli, lama carbonio, insomma tutto questo. Lui è iscritto anche a questo canale dove insegnano ai morti come devono mangiare. E veniamo al colpo grosso. Allora, lui, il nostro X-Fogna, come si vede dal nome, è iscritto a un canale di trans. Non commentiamo.
ognuno ha le sue preferenze, c'è chi lo vuole prendere al culo e non possiamo giudicare. Saro qua ha solamente 1.100.000 subscribers e ci dice in questo video di introduttivo nel suo canale che io sono geneticamente uomo. Ok, questi sono i canali di Xfogna, ragazzi. Vediamo un po' di video per farci due risate di questo canale. Il trend ci dice come passare da brutto uomo, diciamo, a una bellissima figa in pochi passaggi. In 3 minuti lei ti fa vedere un trucco, tutti i trucchi del mestiere. E Xfogna, ragazzi, essendo una persona finta, gli piacciono le persone finte. Ecco, Xfogna si nasconde, un po' come il trans si nasconde, no? Dietro il cazzo duro c'è, capito, ti mette quella superficie di donna, ok? Anche Xfogna si copre con Xfogna qua e questo. Andiamo a vedere altre. Dice il trainee qua di questo canale che le sue tette sono finte. No shit! Non l'avrei mai detto. E chissà se ci è rimasto male il nostro Xfogna quando ha visto questo video. Chi lo sa. Magari si faceva le seghe con questo, poi ha scoperto che c'era una sorpresina. E poi gli è piaciuto ancora di più quando ha visto quella sorpresina. In questo canale il trainee ci dice che ha fatto un tatuaggio di se stessa. Cioè si è tatuato se stessa. Siamo a questi livelli, ragazzi. Solo Xfogna può darci queste gioie. Ragazzi, il mondo è bellissimo. Se vediamo i trogloditi che abbiamo intorno, ragazzi. Ti fai due risate con questi mongoloidi. Xfogna. Xfogna. Amante di trans. Potete trovarlo alla Togliatti. Mentre se li fa tutti i trans. O i trans si fanno lui. Qui c'è tutto un video dove ci parla di come si usano le parrucche. Poi qui abbiamo un video dove lei ci parla dove lui ci parla dell'esperienza con l'operazione al laser agli occhi. Ah, che bello! Sono cose bellissime, ragazzi. Canale veramente per intenditori come Xfogna soltanto. Qui vediamo che il trans la prende perché è un po' altino il trans e quindi dice: ma perché lasciate in pace le donne alte? Le donne. Non è alta, è altissimo il trans, ragazzi. E Xfogna piace proprio per questo. Gli piace il trans che lo domina. Xfogna. Ecco, Xfogna, questo trans è stato anche da Ellen. Ecco, Xfogna guarda qui un video dove il trans fa vedere quando non era trans, dice. Cioè, ufficialmente anche qui era donna, però insomma era abbastanza evidente. Xfogna, ragazzi, Xfogna. Vediamo, non so, Xfogna. Oh, poverino. Sono gusti, c'è a chi piace più al culo. E poi abbiamo lui, è iscritto anche a questo canale con 12 milioni di subscribers, ragazzi. Xfogna, ragazzi, c'è il cervello di un granellino di sabbia, non lo so, ragazzi. Sarà un bambino coglione che pensa di venire qua. Che poraccio! Non ha manco il cervello da metterli privati, questi fogna di canale che ci sei iscritto, porca troia. Qui in questo canale. Ci sono video demenziali, ragazzi, cioè non è un hacker questo, ma un hacker di vita, capito? Quindi ci fa vedere come sopravvivere quando ci sarà l'apocalisse con cibi di MRE, ready to eat, come cazzo si dice? Meal ready to eat, ecco, MRE, cibo pronto per essere mangiato, cioè, praticamente c'è merda chimica. Secca, senza acqua, tu ci devi buttare l'acqua e quando praticamente ci sarà l'apocalisse, si vede che il nostro Xfogna è pieno di queste MRE, non lo so io,
visto che segue questo soggetto qua. Ma nel suo canale possiamo vedere anche video molto molto importanti. Ecco, questo è come tu devi fare un uovo. Ok? Ci mette un po' di plastica sopra mentre cuoce con il tegame che ha già il teflon, il rivestimento di teflon. Ci mette anche la plastica sopra e poi esci fuori come X Fogna. Ti viene il cervello come X Fogna. Vabbè, ragazzi, impariamo, no? Abbiamo video veramente importanti di un certo livello. Come 10 crazy pranks to play on your family and friends. Dei scherzetti che puoi fare ai tuoi familiari. X-Fogna, ragazzi, X-Fogna, X-Fogna. X-Fogna e altri bellissimi video, tra cui 8 trucchetti con il Lego, trucchi con le carte, giochi di prestigio e minchiate, esperimenti scientifici. X-Fogna, ragazzi, avrà 10 anni, c'è il cervello di 10 anni, ma sarà grande, poverino, lavora, succhia cazzi, però il cervello gli è rimasto quello di uno di 8 anni. Ecco, e poi abbiamo, lui è anche appassionato di, è un ladro, si vede, vuole fare il ladro, c'è un si è iscritto ad un canale dove dicono come cazzo devi praticamente rubare a qualcuno, cioè come sbloccare il lucchetto. Ci sono tutti i trucchetti qua in questo canale qua, ecco, e come aprire un lucchetto velocemente, non, di qualsiasi tipo, dice, non ci sono problemi, io ti dico come lo apri. Ecco, queste sono le nostre fognarelle, ragazzi. Cosa dire? Non diciamo niente, diciamo, vediamo tante X fogne, ragazzi. Ringraziamo per averci fatto fare queste risate. Ricordiamo di nuovo, ragazzi. My boobs are fake. Oh boy. Ciao, ragazzi.